Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione Food Spring. Io con Food Spring non ci collaboro, però giù nell'info box vi lascio, ma anche nei commenti, un link. Se ci cliccate e effettuate i vostri ordini tramite questo link, un ordine minimo di importo di 40 euro risparmiate 15 euro. Nel momento in cui voi acquistate, a me io ricevo 15 euro di buono, ma la stessa cosa anche a voi, perché dal momento in cui acquistate, Food Spring vi rilascerà un link da dare ad amici e parenti e così via. Allora, io oggi voglio provare insieme a voi la linea vegan di Food Spring. Iniziamo prima dal biscotto. Già vi ho spiegato che non li ho presi tutti perché c'era cannella e sapete che a me la cannella non piace, e c'era anche un altro gusto ma non era disponibile. Iniziamo con cheesecake blueberry, quindi cheesecake e mirtillo. Scusatemi la voce, ma sto parlando da questa mattina. Allora, per 50 grammi, quindi per biscotto, ha 232 calorie, 10 grammi di grassi, carboidrati 25 grammi, di cui zuccheri 1,9, polioli 9 grammi e proteine 14 grammi. Andiamola a vedere nel dettaglio. Devo dire che l'odore di questo qua mi piace molto, sembra tipo uno yogurt a mirtillo. Assaggiamo. Wow, è buonissimo! Avevate ragione. Beh, voi non vi sbagliate mai. Ci sono proprio i pezzi di mirtillo. Wow, è buonissimo! Per nulla chimico, rispecchia proprio il gusto, sembra proprio un yogurt, sembra simile cheesecake. Il mirtillo è buonissimo. Cioè ci sono proprio i pezzi, wow! Buonissimo! Lo preferisco ancora di più al cookie normale, quindi agli altri lì che ho provato l'altra volta. È veramente super super buono, infatti io dopo questo me lo finisco. Vegan Protein Bar gusto Hazelnut. Mi ispira molto. Per 60 grammi, quindi per barretta, ha 204 calorie, grassi 6,2, di cui carboidrati 13 grammi, zuccheri 1,8 grammi, fibre 15 grammi, proteine 19 grammi. Andiamola a vedere nel dettaglio. L'odore non mi fa impazzire, non è morbida. Non mi fa impazzire, da premettere che io non sono una grande consumatrice dei prodotti vegan, quindi io non sono neanche abituata a questo gusto. Per il mio gusto personale non mi piace, non mi fa impazzire. Però ovviamente è sempre una recensione molto molto personale. Viene utilizzata la proteina di riso, infatti si sente. Le ire del pisello pure si sentono. Sì. No, sinceramente non mi piace. Andiamo avanti con l'ultimo gusto, che sarebbe cioccolato e mandorla. Come avete visto è molto molto più morbida, l'odore è buonissimo, quindi vediamo, ma ne voglio assaggiare proprio poco perché ho paura. Questa già si salva. La mandorla si sente, ma è più una mandorla crunchy. No, questa è buona, molto più morbida. La mandorla, ci sono i pezzi di mandorla dentro più crunchy. Tra le due barrette io vi consiglio cioccolato fondente, sì, cioccolato e mandorla. Non è tanto fondente, cioccolato e mandorla. Nocciola, sono sincera, non mi ha fatto proprio impazzire, ma neanche proprio la consistenza.
Io mi stavo, come avete visto, cioccolata era molto più morbida. Ma tra tutte e tre, il prodotto che più mi ha fatto sognare è il cookie. Cioè, io dopo me lo finisco tutto. Il cookie era veramente molto molto buono. Queste due barrette un po' nì. Nulla, fatemi sapere se voi le avete provati, cosa ne pensate, sono troppo curiosa. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!